Allora, siamo pronti? Sì. Dai, andiamo. Ci siamo. Per questa puntata abbiamo pensato a una partenza un po' diversa, più diretta, anche perché l'argomento che trattiamo non ha bisogno di una lunga introduzione. In questo episodio parliamo infatti di ricerca del lavoro e in particolare delle pratiche più efficaci quando si inizia a cercare lavoro. Lo facciamo insieme alla studentessa Laura Brambilla, allo studente Davide Floridi e all'esperto Andrea Fabris. In loro compagnia proviamo a rispondere a un po' di domande. Per esempio, come e dove si cerca lavoro oggi in Italia? Come vanno interpretati gli elenchi con i requisiti che si trovano negli annunci? E le autocandidature sono utili oppure no? Mi chiamo Francesca Milano, sono una giornalista e questo è My Turn, una serie che ha l'obiettivo di supportare chi sta entrando nel mondo del lavoro. 6 puntate che si concentrano sui temi chiave legati proprio alla ricerca del lavoro e che presentano spunti e consigli concreti. Il podcast è prodotto da Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. La prima persona che vi presento è Laura Brambilla. Laura viene da Bellusco, in provincia di Monza e Brianza, frequenta il secondo anno della magistrale in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie. Laura, ci dici come mai hai scelto proprio questo corso? Durante le superiori, soprattutto gli ultimi anni, quando mi chiedevano ad esempio cosa vuoi fare da grande, che lavoro vuoi fare, mi sentivo molto imbarazzata perché non sapevo bene cosa rispondere, perché volevo fare tante cose diverse. Allora ho detto vabbè, ferma un attimo Laura, prova a pensare, a osservare cosa ti piace di più, quali materie ti divertono di più tra quelle che stai studiando in questo momento e in quali sei anche più efficace. E ho constatato che le materie scientifiche sono sempre state nella mia vita un passettino più avanti rispetto alle altre. Quindi alla fine ho scelto il ramo principale, ingegneria. Poi tra i vari indirizzi ho scelto quello che per me mi è sembrato essere quello più eterogeneo, quindi materiale e nanotecnologie, perché comunque ti dà la possibilità di spaziare tantissimo su materie anche molto differenti fra di loro, però senza perdere la profondità. La seconda persona che vi presento invece è Davide Floridi. Davide vive a Bergamo e ha appena iniziato il secondo anno della magistrale in Mobility Engineering. Davide, adesso sono proprio curiosa di sapere se tu sei sempre stato appassionato di questo tema, cioè di mezzi di trasporto, oppure se da bambino volevi fare qualcos'altro. Sì, più o meno anche da bambino ero appassionato di questo tema. Fin dalle scuole elementari mi è sempre piaciuto giocare con queste cose, quindi prima con modellini, poi con videogiochi, simulatori, cose così. Poi è arrivato al liceo, inizi a muoverti per i fatti tuoi e capisci che andare in giro, proprio il modo di spostarsi, ha un'influenza molto importante sulla qualità di vita. Forse la qualità di vita è un termine molto generale, ma con gli anni ho capito che i trasporti non sono solo un bellissimo tema dal punto di vista tecnico, cioè veicoli, infrastrutture e cose così, ma possono davvero dare una mano alle persone a raggiungere opportunità, a sentirsi più libere, vivere meglio, in poche parole. L'ultima persona che vi presento è Andrea Fabris, cioè l'esperto che ci accompagnerà in questo episodio. Andrea è a capo dell'Employer Branding Experience e delle Recruiting Operation a PwC Italia. E Andrea, adesso, dopo che io ho detto questo enorme titolo che tu hai lavorativo, ti chiederei di raccontarci perché hai deciso di lavorare in questo settore. Ma diciamo che il mondo delle risorse umane e il mondo dell'employer branding per me sono stati un percorso un po' particolare, perché dopo 5 anni di giurisprudenza ho capito che probabilmente non era la mia strada, cercavo qualcosa che fosse più orientato alla comunicazione, alle persone, e ho preso un po' l'esperienza che avevo avuto di un lavoro parallelo durante gli studi universitari, dove avevo lavorato come social media manager per alcune campagne elettorali. E da lì ho iniziato a capire che forse era più quella la mia strada. Quindi mi sono guardato un pochino in giro, ho valutato tutta una serie di master post laurea, da quelli in campo più economico, quelli più rivolti all'area della comunicazione, e alla fine poi ricaduta la mia scelta definitiva sulle risorse umane, da lì è iniziata la mia strada verso l'employer branding.
Allora Andrea, io vorrei subito farti una domanda personale sul tema di questa puntata. C'è qualche aneddoto legato alla ricerca di lavoro che vuoi condividere con noi? Partiamo da quella che è stata la mia prima ricerca di lavoro, dove mi sono scontrato un pochino contro uno dei temi più interessanti nelle prime ricerche di lavoro, no? Che è quello dell'attrattività del brand per quello che già si conosce rispetto a quello che poi è l'effettivo che si può riscontrare in un percorso di selezione. Io mi sono trovato davanti al termine del Master in Risorse Umane davanti due annunci di due grandi realtà. Una che conoscevo molto bene, che mi interessava, l'altra che conoscevo molto poco e mi sembrava, come dire, secondaria, di minore interesse. Nel momento in cui ho approcciato il percorso di selezione, invece, mi sono reso conto che non solo non era come me l'aspettavo, ma anzi, la realtà per cui avevo minore interesse all'inizio è quella che è stata in grado di darmi poi un percorso di selezione completo, dove mi hanno raccontato quelle che erano davvero le caratteristiche ricercate della posizione, quello che poteva essere il percorso di sviluppo e soprattutto quelle che erano un po' gli obiettivi, i valori, gli interessi dell'azienda che coincidevano molto con quello che stavo cercando in quel momento. Quindi alla fine ho poi optato per quella che era l'annuncio che inizialmente mi interessava meno e tuttora lavoro lì da 7 anni, quindi è andato molto bene. Ecco, e questa esperienza quindi che cosa ti ha fatto capire? Cioè, quale consiglio potresti darci partendo da quello che ti è successo? Guarda, il consiglio principale è di cercare di approcciare la ricerca di lavoro in maniera molto più studiata, molto più con la mente aperta rispetto a quello che uno potrebbe aspettarsi, perché il brand di prodotto e l'employer branding sono due cose molto diverse, quindi il primo consiglio che do io è quello di capire davvero che quando si sta cercando lavoro non si sta cercando di acquistare un prodotto o servizio da parte di un certo brand, ma si sta scegliendo un po' un partner di crescita, no? Soprattutto per le prime ricerche di lavoro. E quindi bisogna fare una ricerca completamente diversa. Bisogna approcciare il contenuto degli annunci, bisogna approcciare i valori che si ricercano un pochino all'interno delle aziende, che le aziende sono in grado di comunicare, e da lì partire con la propria ricerca di lavoro. Allora, adesso vorrei discutere con voi di un aspetto molto concreto, cioè vorrei parlare di come e dove cercare lavoro oggi in Italia. Negli altri paesi ovviamente le cose cambiano perché dipende tutto dai costumi e dalla cultura del posto, perciò restiamo nel nostro paese. Andrea, quali sono le piattaforme, i siti, gli strumenti più utilizzati da noi in Italia? Diciamo che principalmente, a parte la distinzione classica tra online e offline, quindi quelli che possono essere gli eventi in presenza, le attività organizzate dall'università o da enti terzi che insomma si occupano di queste cose, c'è poi tutto quello che riguarda il grande mondo dell'online, del web, no? Sicuramente il canale più utilizzato in questo momento sono i social media, che permettono a chi ricerca lavoro di agire in maniera sia attiva che passiva, nel senso sia ricercare direttamente gli annunci di interesse, ricercare le informazioni sulle aziende, sia essere oggetto di quello che si chiama poi caccia diretta, no? Quindi quando sono le aziende a ricercare i profili, a ricercare gli studenti, i lavoratori per offrirgli proposte di lavoro. Dall'altro lato ci sono i motori di ricerca che ci permettono invece di cercare lavoro. Chiaramente Indeed, Monster, JobRapido sono quelli forse più utilizzati in Italia al momento. Ogni motore di ricerca, un po' la sua specializzazione, può essere più o meno utile, più o meno frequentato da determinate aziende, determinati profili che ricercano lavoro. Dall'altro lato abbiamo poi tutto il mondo che è forse quello più utilizzato in prima battuta dagli studenti, no? Il mondo dei career service, il mondo dell'interazione con l'università, dove sicuramente dipende tanto dalla fortuna che hanno i ragazzi di avere un ateneo, di avere una possibilità di affidarsi ai career service e di poter lavorare con loro nella maniera più corretta. È chiaro che in questo caso ci sono realtà molto ben organizzate, molto efficienti, che permettono ai loro studenti di essere molto più competitivi sul mercato del lavoro, e ci sono invece atenei che stanno ancora un po' lavorando sullo strutturare questa cosa. Diciamo che sicuramente Laura e Davide hanno la fortuna di essere un po' avvantaggiati rispetto alla media del mercato. Allora andiamo proprio da Laura e Davide, perché volevo chiedervi, avete qualche dubbio, qualche domanda su questi strumenti, su questi siti, li frequentate? Al momento mi è venuta una domanda
Riguardo i siti, mi sono ricordata che mesi fa, guardando siti di varie aziende, ci sono delle posizioni proposte, posizioni aperte, che però erano in quel caso un po' vecchiotte. È stata una mia sfortuna di beccare quelle poche aziende un po' così, oppure è una cosa comune, quindi insomma non c'è da fare molto affidamento sui siti internet, è meglio focalizzarsi ad esempio, non so, su LinkedIn o altre piattaforme più dedicate a questo. Secondo me la ricerca di informazioni sui siti direttamente delle realtà che vi interessano è già una buona possibilità di capire e comprendere se davvero la realtà per cui volete candidare approccia in un determinato modo la ricerca e selezione. Il fatto che un annuncio sia online da un tempo più o meno lungo può voler dire da un lato che l'azienda non ha avuto una certa attenzione, non ha monitorato, non si è ricordata di mettere offline l'annuncio, sicuramente può capitare, ma può anche voler dire che quella figura è ricercata in maniera costante, quindi apro l'annuncio, lo lascio aperto perché così prosegue la ricerca, prosegue la raccolta di candidature. È chiaro che se poi, come dire, vado nel sito di questa azienda, il sito Careers con tutte le opportunità, e trovo 50 annunci di cui 20 molto vecchi, vado sulla pagina LinkedIn e trovo solo quelli nuovi, probabilmente sì, probabilmente lì c'è stata oggettivamente una svista. Anch'io avrei una domanda. Se invece noi cercassimo un posto in una piccola media azienda che ha una visibilità su internet molto molto limitata, hai qualche suggerimento per approcciarsi a questa realtà? In questo caso i trick che si possono un pochino adottare sono: uno, cercare di capire se c'è modo di contattare persone che lavorano o hanno lavorato per quella realtà, magari cercandole tramite LinkedIn, se sono effettivamente presenti o mappate su LinkedIn, oppure cercare di passare tramite canali alternativi, come può essere la richiesta di supporto, di informazioni, di approfondimento al career service, piuttosto che iniziare a fare delle ricerche un pochino più trasversali online, magari anche sulle tematiche approcciate dall'azienda in questione e non necessariamente sul loro percorso di selezione, perché magari vedendo un pochino cosa pubblicano, come affrontano determinate tematiche, si può raccogliere qualche informazione in più. Ok, penso che sia arrivato a questo punto il momento di occuparci degli annunci di lavoro. E quindi vorrei prima di tutto farvi ascoltare il messaggio vocale che ci ha mandato una persona che di annunci ne vede tantissimi. È Francesca Saracino, head del Career Service del Politecnico di Milano. Le abbiamo chiesto di spiegarci quali aspetti fondamentali vanno considerati quando si guardano gli annunci. Ascoltiamo cosa ci ha detto. Quando si guarda un annuncio di lavoro, bisogna ricordarsi che l'annuncio è un po' come una forma di pubblicità. Chi vuole assumere ci dice alcune cose, ma non ci dice mai tutto. Quindi è bene provare a decifrare il testo facendosi delle domande su quello che non c'è e cercare poi possibili risposte facendo una ricerca online oppure parlando con le persone. Un esempio di quello che spesso non è menzionato nel testo di un annuncio sono i suoi valori, l'ambiente di lavoro, ma anche i dati finanziari dell'azienda. Ma sono cose che si possono approfondire nel colloquio, anche se il fatto di cercarle online ci dà modo di farci un'idea di quale tipo di realtà è l'azienda e se i valori che l'azienda ha si sposano con i nostri. Poi ricordo che spesso chi scrive l'annuncio non è una figura tecnica, ma un professionista delle risorse umane. Quindi è bene non stupirsi troppo se nel testo non c'è una lista esaustiva di competenze tecniche. Spesso queste sono date per scontato in questa fase e verranno verificate o approfondite poi nei colloqui. Nel messaggio di Francesca Saracino abbiamo sentito parlare di una lista. Allora, volevo fermarmi un attimo su questo punto, perché negli annunci ci sono sempre degli elenchi puntati con i requisiti che l'azienda richiede. So che spesso però questi elenchi spaventano, quindi vorrei capire una cosa con te, Andrea. Se una persona non ha tutti i requisiti richiesti, che cosa deve fare? Questo è un tema interessante. Sicuramente quello che io consiglio di fare è un po' un bilanciamento delle competenze e degli interessi. Non mi fermerei mai a inviare una candidatura nel momento in cui penso di avere, diciamo, il 50% più uno di quelli che sono i requisiti di un elenco puntato, perché sicuramente quando si cerca si ha in mente un profilo, ma non è detto che poi la persona che si incontra a colloquio non possa essere altrettanto adeguata o magari
sia ancora meglio rispetto a quello che mi immaginavo nel momento in cui ho stilato l'elenco. Dall'altro lato bisogna sicuramente anche un po' evitare le candidature casuali. Nel momento in cui vedo un elenco puntato di, diciamo, 10 punti e forse ne ho solo una delle competenze richieste, ecco, magari in quel caso farei un po' di attenzione. Laura e Davide, torno da voi per chiedervi se vi sono venute in mente delle domande a proposito. Sì, a me piacerebbe chiedere se trovo un annuncio che fa al caso mio e valuto i requisiti e mi rendo conto che mi ci ritrovo abbastanza. È meglio mandare il mio curriculum e basta, oppure è meglio contattare direttamente le HR sui social e scrivergli ad esempio un messaggio personale riguardo quella posizione? Io sconsiglio sempre di andare a contattare direttamente le HR, salvo che non si parli di una realtà molto piccola. Questo per due motivi. Il primo è che non è detto che la persona che ha pubblicato l'annuncio sia poi effettivamente quella che seguirà la selezione o quella che ha tutte le informazioni a disposizione per potervi rispondere correttamente. La seconda è che ci sono realtà che ricevono decine di migliaia di candidature l'anno e se per ciascuna di queste candidature dovessero gestire anche il contatto diretto con le persone che le bombardano di richieste, sarebbe molto molto complesso proprio da gestire a livello di volumi. Anch'io ho una domanda. Se vedessi che un'azienda ha due proposte di lavoro che mi interessano, è meglio che mandi la candidatura a entrambe contemporaneamente o aspettare prima una o poi l'altra? Allora, assolutamente sì, se c'è una coerenza tra le candidature inviate, tra i profili per cui si sta facendo application, e anche perché denota intanto interesse per la realtà e secondo che comunque il profilo per cui ti stai candidando e verso cui sei interessato è proprio quello. Mi piacerebbe chiederle un consiglio. Tra poco mi laureo e mi immagino che dal punto di vista lavorativo ci possano essere due scenari. Mi posso trovare degli annunci subito sia perché li cerco io sia perché mi arrivano delle proposte lavorative che però non le sento mie al 100% e posso decidere comunque di buttarmi subito per non aspettare e lasciar passare tempo. Oppure un altro scenario che mi sono immaginata è magari lasciar passare del tempo, aspettare qualche mese e aspettare che mi arriva quella proposta o che io trovo da sola un annuncio che mi tocca profondamente ed è veramente il lavoro dei miei sogni che mi piacerebbe fare. Lei come mi consiglia di comportarmi? Allora, lei mi fa sentire vecchissimo. Detto questo, scusate. Allora, sono abbastanza d'accordo con la seconda opzione, nel senso, secondo me in linea di massima non bisogna mai affrettare una candidatura, mai affrontare in maniera troppo avventata una scelta che comunque è molto importante perché la prima opportunità professionale è un qualcosa che deve cambiare un pochino la propria vita. La prima cosa che consiglierei di fare è cercare di capire bene la coerenza tra quello che può essere il proprio profilo e l'annuncio che ci si trova davanti. Dall'altra, quella di, come dire, non farsi prendere dalla paura, dalla necessità di dover entrare nel mondo del lavoro, ma prendersi un pochino di tempo in più per respirare, per capire cosa si pensa di voler fare, darsi del tempo e cercare di raccogliere più informazioni possibile per fare una scelta davvero consapevole. Abbiamo parlato delle candidature, allora adesso vorrei aprire un altro argomento, quello delle autocandidature, perché esistono pareri contrastanti a riguardo. Quindi Andrea, chiamo in causa te e ti chiedo di riassumerci un po' la questione. Allora, dipende tantissimo dalla realtà aziendale. So che questi dipende sono sempre un po' critici per dare consigli, ma è così, nel senso che se pensiamo che alcuni tra i più grandi ATS, quindi sistemi di gestione candidature che utilizzano le aziende, non permettono la candidatura spontanea, ci rispondiamo già sul fatto che non sempre è così apprezzata, così gestita. Dall'altro lato invece ci sono realtà che apprezzano moltissimo questo tipo di autocandidatura perché gli permette di fare database, di raccogliere informazioni, raccogliere curriculum
e nel momento in cui poi davvero vado ad aprire una ricerca per un determinato profilo, posso essere già pronto a contattare quelli che ho a disposizione. Quindi sicuramente dipende dalle dimensioni di una realtà: più è piccola una realtà, più immagino che possa preferire la candidatura spontanea; più è grande la realtà, più diventa complesso, perché avendo decine, centinaia di posizioni costantemente aperte, ricevere candidature minimamente non indicizzate diventa molto più complesso da gestire anche a livello operativo per chi fa recruiting, chi fa risorse umane. Poco prima Laura ha parlato, ha citato il lavoro dei sogni, no? Quando diceva delle candidature. Se una persona ci tiene proprio ad andare a lavorare in un'azienda perché ritiene che quella sia l'azienda dei suoi sogni, ma quell'azienda magari in quel momento non sta cercando un profilo come il suo, ecco, che cosa si deve fare in queste situazioni? Se uno ha un desiderio molto forte di provare a entrare in una determinata azienda, in un determinato settore, sicuramente può avere senso fare un tentativo, ma deve essere un tentativo consapevole, avvalorato da quelle che sono le informazioni che si possono reperire un pochino intorno. Bisogna capire se davvero il proprio profilo, le proprie competenze, le proprie attitudini sono quelle che una realtà di quel tipo può ricercare. Poi sicuramente, se così è, posso provare a candidarmi in un momento in cui la ricerca non è effettivamente attiva e sperare di avere fortuna in futuro. Io vorrei chiedere un suggerimento molto molto pratico. È meglio aspettare di laurearsi per inviare il curriculum, o è il caso di partire in anticipo e inviarlo qualche mese prima della laurea? Personalmente io inizierei un pochino prima, per il semplice fatto che permette di avere più tempo a disposizione per capire, informarsi, scegliere, vedere cosa c'è sul mercato. Rispetto a quello che dicevamo prima, il non farsi prendere dalla fretta, dall'ansia del cercare un lavoro è sicuramente uno dei punti fondamentali, quindi partire un pochino più in anticipo può essere di aiuto in questo caso. Siamo quasi in chiusura di questo episodio e vorrei tornare su un aspetto che abbiamo citato poco fa. Cioè, vorrei tornare sul fatto che chi cerca lavoro dovrebbe raccogliere un po' di informazioni sulle aziende prima di candidarsi, o comunque nel corso del processo di selezione. Andrea, possiamo ricapitolare quali strumenti, quali canali possiamo utilizzare per farci un'idea un po' più concreta delle aziende? Guarda, fondamentalmente possiamo utilizzare due tipi di canali, quindi il canale dell'azienda stessa, quindi andare a vedere cosa effettivamente la realtà per cui ci vogliamo candidare mette a disposizione a livello di informazioni, che siano di business, che siano di corporate responsibility, che siano dedicate alla parte di HR piuttosto che alla parte di candidatura, di processo di selezione vero e proprio. Dall'altro lato invece possiamo utilizzare tutti quei canali in parte già menzionati anche prima per la ricerca di lavoro, quindi social media, quindi tutti quei motori di ricerca o quei siti web che ci permettono di avere un feedback da parte delle persone che hanno lavorato all'interno delle aziende, e quindi capire un po' se c'è davvero coerenza tra quello che sono i messaggi veicolati dall'azienda e quello che hanno vissuto le persone all'interno. Quindi mi immagino Indeed, Glassdoor, piuttosto che altre community come possono essere Tutored. E mi immagino anche se si ha la possibilità di arrivare a contatto diretto con persone che ci lavorano o che hanno lavorato in determinate realtà, gli eventi piuttosto che il contatto informale su LinkedIn o altre modalità di interazioni, sicuramente è ancora meglio se si ha la possibilità di raccogliere dei feedback diretti da chi ci è passato prima di noi. Prima di concludere mi è venuta in mente un'ultima domanda. So che c'è un buon numero di studenti che riceve telefonate per fare colloqui di lavoro già prima della laurea, senza aver mandato neanche una candidatura. Andrea, vengo da te. Come bisogna comportarsi in questo caso? Beh, intanto se si ha davvero la fortuna di ricevere numerose richieste di lavoro, come capita a tante realtà, a tante università che formano profili d'eccellenza, bisogna cercare di fare un po' di attenzione, di ragionarci un po', nel senso che se la proposta che si riceve è un qualcosa nelle proprie corde, è un qualcosa che si sente in linea con il proprio profilo e con quello che si vuole essere, con le competenze che si vogliono sviluppare nel corso del proprio percorso professionale, sicuramente perché no. L'importante è, insomma, non affrettare la scelta da un lato, quindi non farsi tirare dal fatto che le aziende contattano molto spesso certe tipologie di profili, dall'altra è non scendere un po' troppo, tra virgolette, in quella pigrizia di chi magari sa che le aziende arrivano
quindi non essere parte attiva del processo. Ecco, questo lo sconsiglio perché, come abbiamo detto durante tutta la puntata, la ricerca di informazioni e la capacità di capire cosa si ricerca e cosa è in grado di offrire l'azienda è un qualcosa di fondamentale nel percorso di selezione. Quindi il giusto equilibrio tra i due atteggiamenti, secondo me, è quello migliore da premiare. Grazie mille a Laura Brambilla, a Davide Floridi e Andrea Fabris che hanno partecipato a questa terza puntata. Nel prossimo episodio parleremo di colloqui e di presentazioni di sé. My Turn è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. È scritta da Francesca Bottenghi e Francesca Milano, con il supporto redazionale di Sabrina Patilli e delle Career Advisor del Politecnico di Milano. Le registrazioni in studio sono a cura di Aurora Ricci. La post-produzione e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottenghi. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao. Grazie a voi. Andrea, grazie ancora.